scopa! Non se ne può più, non se ne può più! Chiuso in casa? Stavolta no, scherzevo. Scherzevo? Per fare i video ci metto più a fast, rimettere a posto una conchiglia. La sto tirando lunga perché c'è della gente che dice ma arrivo a 40 secondi del tuo video e non hai detto niente, allora cambio. Oh, cambia ragazzi, cambia! Cioè vai tranquillo, Rizzitella e Andersen come dicono. Le prime 50 pagine del nome della rosa di Umberto Eco sono una roba che lui stesso dice che sono difficilissime da leggere, da sopportare. Perché? Perché si parla di questa cavalcata verso la chiesa e poi c'è tutta la narrazione di com'è questo portale della chiesa. Una cosa faticosa. E poi dopo il nome della rosa parte, dopo le prime 50 pagine. Perché lui ha detto, se sei capace di leggere le prime 50 pagine del libro e poter andare avanti, allora sei degno di guardare il nome della rosa. Ora, io non sono Umberto Eco e questo non è il nome della rosa. Però mi piace come la pensa. Boom, qui è Pietro Massaia, bentornati sì ad un altro mio video. Sono molto, molto contento di vedervi. Mi scuso con voi che siete arrivati dopo la sigla e quindi siete gli aficionados, i real aficionados del canale. Iscrivetevi, condividete, perché questo è Alplan from A to Z. E oggi facciamo un esperimento. Mi è arrivato un disegno from a friend from UK, da un amico di inglese, e mi ha detto, senti, perché non mi fai un modello BIM di questo? Perché non mi... cioè, lo fa pagare, non è che va tutta gratis. Ve lo faccio vedere. Eccolo. Trilocale nano, bedroom, dining, living, kitchen e bathroom. Porch. Lo importiamo in Alplan. Nuovo progetto. UK House. Tutto dal progetto. Fine. Ecco qua il nostro PNG. Lo trasciniamo. Ed ecco qua in pianta. L'unica cosa che mi ha detto è che questa distanza di questo corridoio è 1,20 m, quindi andiamo a scalare tutto. Ridimensiona di riferimento questa immagine e come funziona? Lo leggiamo qua in basso, il punto fisso, mettiamo uno a caso. E poi da questo punto qua a questo punto qua deve diventare, vedete ora è 88 cm, come da 0 invio, 1,20 invio. Boom, scalato correttamente. Se non vi si scala correttamente è perché non avete flaggato queste due dimensioni come poligono x e y costante 1,1, ovvero la dimensione viene scalata in 1 come poligono. Avete capito? Primo passo, impostazione della struttura opera. Abbiamo un piano, abbiamo un trilocale su un piano con una copertura. Molto easy, proprio base. Doppio clic. Chiede, vuoi avviare un wizard della struttura opera? No, mai, never, sono un livello pro. Crea manualmente una struttura opera. Ok, eccola qua, si chiama già UK House come il mio progetto. Vado a creare un manager livelli. Più, io so che ogni piano, perché me l'ha detto il mio bomber amico, UK House è il nome del modello dentro al manager livelli. Abbiamo soltanto un piano fuori terra, che si chiamerà piano terra. Quota pavimento grezzo la lasciamo a 0, l'altezza netta fra solai 2,70 va bene, spessore del solaio 30, vediamo che sembra che vada tutto molto bene. Crea integra struttura opera, ok, passo mettiamo 4, piano terra possiamo mettere dal quadro 100 e la fondazione dal quadro 200. Quindi io avrò assegnati il 100 dai 100, 1, 2, 3 al piano terra, ma avrò tutti gli altri 96 liberi per andare a continuare a disegnarci sopra. Aggiungi viste dal quadro 1000, quadro inizio 1000, passo 10, ne aggiungo 10 di viste, sezioni, ne aggiungo 10. Ok, piano terra avrò i miei 3 quadri, fondazione avrò i miei 3 quadri. Vediamo che qua abbiamo il quadro 1, che chiamerò import png. Vediamo che qua c'è disegnato qualcosina, vuol dire che qualcosa c'è all'interno di questo quadro. Andiamo sul piano terra, lo accendiamo e mettiamo sullo sfondo l'import. Cosa dovrò fare? Vado a creare le mie pareti. Il modo più veloce per creare le pareti, visto che questo è un progettino molto easy, è utilizzare gli assistenti. Vado sugli assistenti ed ecco qua, sulla destra ho tutte, diciamo, una parte dei miei assistenti preconfezionati da Alplan e oggi utilizzeremo gli assistenti standard.
Come vediamo, ci sono anche nelle nuove versioni di Allplan Bimisi Architecture e Bimisi Engineering, che sono degli assistenti straordinari, sono bellissimi, sono fatti anche da una persona che conosco, ho conosciuto, lui non si ricorda di me, che sono molto più complessi, ma li vedremo magari un'altra volta. Partiamo con quelli di Allplan Standard. Prima di tutto misuriamo quanto è la nostra parete standard, che questa cosa non dovrebbe essere mai fatta perché mi dovrebbe dare la misura lui. Ma in X abbiamo 16 centimetri e mezzo, diciamo 16 centimetri di parete. Quindi potremmo utilizzare la parete da 15. Per richiamare l'assistente faccio doppio clic con il tasto destro sulla parete che voglio degli assistenti. E vediamo che posso, con il tasto invece sinistro, stavolta andare a disegnarla. Chiaramente andrà a finire sul livello piano terra. Andiamo a vedere i dati di questa parete, riferimento altezza 0,0 dall'intradosso e dall'estradosso. Ok, abbiamo un materiale, abbiamo un'opera e abbiamo uno stile aria. Questi sono, diciamo, i dati di base che ci servono. Per richiamare una struttura, o meglio un elemento, e ricontinuare a disegnare sempre con quell'elemento, faccio doppio clic col tasto destro su quell'elemento. E adesso posso continuare. E quindi vado a ricalcare tutta la struttura. Se non vedo che cosa sto disegnando perché ho lo sfondo nero e però qui so che c'è una parete, ma potrei essermela dimenticata da qualche parte, basta che io cambi tipo di disegno. Cambierà il mio stile area, perché lo stile area che vedremo in altre puntate, in pratica contiene al suo interno tante informazioni. Ve li faccio vedere ad esempio per la muratura. Strumenti, definizioni, stili. Linea, stili area, tipi disegno. Vedete? 303 muratura. Sappiamo che con il tipo disegno preliminare, avrò un riempimento grigio alla muratura. Disegno esecutivo, avrò il tratteggio 311. Disegno presentazione, avrò il riempimento 10. Andiamo a vedere se cambio. Preliminare, grigio. Quindi mi sono dimenticato sta parete. Esecutivo tratteggio, infatti, non si vede una mazza. Presentazione verdino. Ah, perché cemento armato, non è una muratura, ganzo. Cemento armato, eccolo lì il verdino. Gli stili area li affrontiamo un'altra volta. Li avevo già affrontati in qualche video precedente, Once Upon a Time in Video Pietro. Iscrivetevi al canale, andate a vedere gli altri video passati nella sezione, nella playlist Alplan. Tutti bellissimi, un po' da tecnici, però bellissimi. Questo è ciò che ho disegnato al momento attuale. Mi rimetterei nel definizione scala, nel tipo di disegno definizione scala, e ora bisogna andare a inserire tutte le aperture. Faccio vedere come inserire una porta. Qui posso anche già decidere la macro della porta. Sarà così, la soglia bilaterale. Ok. E la vado a schiantare da qui, invio fino a questo punto qua. Eccola là, la mia porta. Tac. Inserite tutte le porte. Per gestire chiaramente l'altezza, doppio clic e vado a larghezza apertura, altezza apertura, 2,30, perfetto. Le mie finestre. Gestisco la finestra. Dirò che la mia finestra non deve essere così, ma deve essere principalmente a due ante. Con apertura centrale. Larghezza e apertura la inserisco dopo, l'altezza del parapetto è 90 e l'altezza dell'apertura è 1,50. Ecco qua la mia apertura. Da qua invio punto finale fino a qui. Per cambiare il verso la seleziono, vado sulla freccetta blu e mi sposto verso l'interno. Eccola la mia finestra e ora vado a metterla everywhere. Doppio clic con il tasto destro dove dice apertura finestra. Adesso mancano soltanto un paio di elementi per far sì che diventi una casa vera e propria. Come si vede qua sulla sinistra nel pannello layer, tutti gli oggetti sono stati correttamente inseriti nel layer d'appartenenza. Le finestre. Vedete, scompaiono le finestre. Manto di copertura e solaio. Il manto di copertura avrà il colmo in questo punto qua. Vado a chiedere
livelli tetto, imposto la mia pendenza, l'altezza della gronda, l'estradosso, quindi l'altezza del colmo, e vado a tracciare il profilo esterno del mio edificio. Chiede adesso in basso a sinistra pendenza su quale spigolo? Questa. Pendenza su quale spigolo? Questa. Chiudiamo. Ed ecco che alcuni miei elementi avevano altezza sbagliata. Ovvero queste pareti qua non seguivano, mentre le porte sì, cosa che non va bene. Per modificare tutte insieme le altezze di alcuni elementi, basta andare su questo comando, che è Modifica proprietà generale architettura, andare su Altezza, dire che l'estradosso devo modificare e lo devo modificare dall'alto a 0, dal livello che si trova subito sopra, quindi dal livello tetto in questo caso. Ok, vado a filtrare, che cosa deve filtrare? Tutte le pareti e le pareti totali. Ok, le vado a selezionare tutte. Tasto destro per dare conferma ed ecco qua, è stupendo. Vado a fare manto di copertura. Deve avere un riferimento altezza 0, uno spessore che decido, la gronda e il colmo. Punto poligono distanza. Se io metto 0,2, vedrete che mi fa già uno sporto di gronda da 0,2. Ed ecco qua come si comporta il mio manto di copertura. Per andarlo a vedere meglio, cambio da animazione. Metto anche gli spigoli. Qua ho avuto qualche problemino col livello tetto, però più o meno va bene. È troppo spesso il mio manto di copertura? Doppio clic, 20 centimetri e la gronda mi cambia la forma. Sui layer, nei quali posso spegnere i manti di copertura, posso andare a inserire una pavimentazione, quindi il solaio interno. Richiamo il solaio, si alza l'estradosso da 0 del livello basso. E va giù di meno 30 centimetri. Se flaggo questo poligonalizza elementi e tocco dentro una stanza, mi riconoscerà da solo l'area di quella stanza. Infatti, se poi vado a vedere il mio solaio, ecco qua che mi è stato messo nella mia camera da letto. Cambiare la texture, vado a cambiarla qua in aspetto. Ed ecco qua la mia texture di pavimento, un bel parquet in camera da letto. Proseguo con tutte le stanze. E anche con la porzione esterna, alla quale vado a dare un altro aspetto, lo vado a cercare nel sottogruppo ufficio perché Allplan ci dà già dei materiali, pavimenti ad esempio in pietra naturale, vado a prenderne uno e assegno questa sezione con questo tipo di pavimento. Direi che per oggi un bel passo avanti l'abbiamo fatto. Da zero siamo riusciti a costruire sta casetta. Mancano ancora tutti gli elementi, mancano ancora tantissimi elementi, però se io vado a selezionarne uno, ho già moltissime caratteristiche grazie all'utilizzo degli assistenti. Nel solaio, in cui non avevo registrato niente, c'è scritto opera in calcestruzzo. Perché l'avevo già e anche il materiale calcestruzzo, perché mi rimane dal progetto precedente. Per cambiarlo basterà digitare. Continueremo con la creazione di questa casetta, di tutto ciò che ci sta intorno nel prossimo filmato. Iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividetelo con i colleghi, perché vedremo anche come posizionare questo progettino da niente su BIMplus, quindi sulla piattaforma libera di condivisione. E poterlo condividere con altri professionisti, dicendogli: guarda, oi, c'è da fare sta roba te, te c'è da fare quest'altra. È un progetto semplice, però il procedimento lo facciamo tutto e lo facciamo nella maniera più corretta. Da Pietro Massai per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ne.